Ciao a tutti, questa che vedete è la mia ultima borsa e oggi, se vi fa piacere, vi farò vedere come farla insieme. Il materiale utilizzato non è cordino questa volta, ma fettuccia, esattamente fettuccia di licra, quindi quella più elastica, e la vendono in dischi. La potete trovare di vari colori e rispetto a quella in cotone è sicuramente più leggera. Io ho utilizzato tre tipi di colore, qui ho il blu, l'azzurro per il fascione del giroborsa, perché il giroborsa appunto è un pezzo unico, e il fucsia nella parte frontale del lavoro. Per quanto riguarda i manici, ho scelto questi due manici in bambù, però logicamente potete tranquillamente utilizzare quelli che più vi piacciono, perché questo è il mio modo di vedere questa borsa, ma se fate un modello in tinta unita, ad esempio, avete dei manici in pelle, va benissimo lo stesso. È a vostra libera scelta e a vostro libero gusto, ci mancherebbe. Per fare questa borsa ho utilizzato un uncinetto numero 5 perché ho necessità di avere un pannello bello compatto, quindi una maglia bella compatta. Non si devono vedere le trame interne. Semplicemente perché sotto la fettuccia andremo ad agganciare un pezzo di rete da giardino, almeno nel frontale e nel retro. Per quanto riguarda invece la base, io ho utilizzato del canvas perché avevo un pezzo di canvas che è molto più rigido rispetto alla rete da giardino. Ciò non toglie che potrete tranquillamente sbizzarrirvi perché andremo ad indurire la borsa una volta che il pannello è assemblato, quindi quando andremo a valutare se le misure del fascione laterale sono uguali al nostro pannello frontale e retro, quindi prima di cucire e di assemblare i vari pezzi della borsa. Se non avete il canvas, potete tranquillamente utilizzare o il plexiglass che vendono in fogli da 30x40 all'incirca, costano penso sui 3 euro, non di più, ed è appunto una plastica semirigida, quindi la potete tranquillamente tagliare con delle forbici un po' più professionali rispetto a quelle che utilizziamo normalmente, però si può tagliare ugualmente in maniera molto semplice. Una terza alternativa al canvas e al plexiglass è praticamente la copertina di una vecchia agenda. Cioè, se voi avete una vecchia agenda che non utilizzate più perché oramai è di qualche anno addietro, potrete utilizzare tranquillamente la copertina, perché la copertina è fatta appunto di un cartone molto rigido e quello è perfetto. Una volta che noi finiamo la borsa, questa ancora è da foderare, dobbiamo semplicemente inserire all'interno, io non so se riuscite a vedere il canvas, sì, forse sì, ok, potete tranquillamente inserire all'interno il materiale che sceglierete per rendere leggermente rigida la nostra base. Utilizzerò un uncinetto numero 5, perché ho necessità di avere una trama, come vi dicevo, bella stretta. Iniziamo subito. Abbiamo 27 catenelle più una per girare. Fatte le nostre 28 catenelle, perché 27 ci servono come base del lavoro e una per girare, torniamo indietro a maglie basse in questo modo. Finita la riga di maglie basse, catenella per girare e torniamo nuovamente indietro lavorando a maglie basse. Il nostro pannello verrà lavorato solo ed esclusivamente a maglie basse. Ricordatevi sempre ad ogni fine giro di fare una catenella per girare il lavoro. Adesso contiamo insieme i giri di questa borsa, così vediamo un pochino quanti ne ho fatto. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 25, ok, quindi anche in questo caso facciamo 25 righe di maglie basse in righe di andata e ritorno. Molto semplicemente, è una borsa che crescerà facilmente proprio perché la fettuccia, essendo spessa, ci dà la possibilità di veder crescere subito il nostro lavoro. Quindi 27 maglie basse per 25 righe.
Ci vediamo alla fine del lavoro. Ho quasi finito il mio pannello. Ne dobbiamo fare due uguali, però vi voglio far vedere come vado a rifinire la parte alta del pannello. Ho visto in questi giorni sul web un punto, non so se riuscite a vedere il bordo del mio pannello, sembra lavorato a punto gambero. Molti di voi hanno difficoltà a lavorare il punto gambero e quindi questa cosa cade a fagiolo, così come si suol dire. Allora, noi iniziamo a lavorare una maglia bassa che però non chiudiamo. Ok? Abbiamo le due alette sopra l'uncinetto. Giriamo, filo sull'uncinetto, passiamo sotto le due alette e praticamente stiamo lavorando una sorta di punto gambero, però lo lavoriamo nel senso normale, nel senso tradizionale, quindi in questo modo lasciate lente un po' le maglie, filo sull'uncinetto, passate sotto e state praticamente lavorando il punto gambero. Questa è la parte retro. Come vedete, anche nei dischi capita che ci siano dei pezzi un po' particolari. A volte sembrano mangiucchiati dai topi, anche se non lo sono. A volte c'è qualche nodo, quindi per evitare che il nodo durante il tempo si apra, io ne faccio uno doppio. Questa è la parte retro che verrà poi coperta con della fodera e quindi non si vede. Questo pannello finito misura, ve lo dico subito, 28 come l'altro, per 24 di altezza. Questo è un centimetro più alto, probabilmente la fettuccia è leggermente più spessa rispetto a quella che ho utilizzato nella borsa fucsia. Ma va bene uguale, se non volete fare 25 giri ne potete fare 24, vi ritrovate esattamente 23 di altezza per 28 di larghezza, giusto? Ho già dimenticato. L'Alzheimer galoppante, ok, 28 centimetri. Quindi di questo pannello ne dobbiamo fare due. Dopo aver fatto i due pannelli uguali, facciamo il giro borsa in un pezzo unico, non è niente di difficile, anzi, sono solo delle maglie basse, avanti e indietro, sino alla lunghezza che tra un po' vi dirò. Quindi continuiamo a fare l'altro pannello e ci vediamo quando sono pronti tutti e due. Logicamente il punto gambero che vi ho fatto vedere poco fa, innanzitutto va fatto sul diritto del lavoro, ma non va fatto prima di agganciare il pannello alla rete, perché in caso contrario darebbe fastidio fare i punti bassi, le maglie basse sopra questa sorta di punto gambero, di finto punto gambero. Quindi questo era solo per farvi vedere l'esecuzione di questa tecnica. Voi finite il pannello così come vi ho detto, tagliate il filo, agganciate la rete. Alla fine, quando la borsa è completata, se volete abbellire il bordo appunto della vostra borsa, potete fare questa sorta di punto gambero, di finto punto gambero. Una volta completate le due parti, prima ancora di mettere la rete per rendere un po' più stabile il nostro frontale e il nostro retro del lavoro, andiamo a misurare la lunghezza esatta per stabilire quanto sarà lungo il nostro giro borsa. Quindi, qui abbiamo 24 centimetri. Qui ne abbiamo 28. Giustamente anche questo è 24 centimetri. Quindi dovremo fare un giro borsa che è lungo 76 cm. Quindi
mettiamo questi da parte, riprendiamo il nostro uncinetto. La nostra fettuccia e andiamo a montare 13 catenelle. Il nostro giro borsa sarà formato da 12 maglie basse per una lunghezza totale pari a 76 centimetri. Okay. Fate le nostre 13 catenelle. Puntiamo l'uncinetto non nella prima ma nella seconda maglia e facciamo 12 maglie basse. Catenella per girare, giriamo il lavoro e continuiamo a fare righe di andata e ritorno sino a raggiungere l'altezza desiderata. Logicamente se avete delle misure diverse dalle mie, il giro borsa sarà pari alla somma dei tre lati del vostro pannello. Ok, ci vediamo alla fine del giro. Una volta completati i nostri 76 cm di giro borsa, senza tagliare il filo, facciamo una catenella subito dopo l'ultima maglia bassa che abbiamo lavorato e un'altra maglia bassa nello stesso punto. Adesso, guardate qua, qui c'è una maglia, vedete questa V, noi ci dobbiamo entrare dentro, quindi quando siamo su questo punto entriamo dentro la maglia e facciamo la nostra maglia bassa, forse ho tirato troppo il filo, ok. Invece quando siamo su questa parte, ci sono queste righe trasversali, cioè verticali, le potete vedere tranquillamente. Noi ci entriamo dentro, qui di nuovo in mezzo, in questa riga, dentro questo buco, di nuovo al centro della maglia e qui invece dentro la maglia. Continuiamo così, facendo tutto il giro del nostro giro borsa. Agli angoli, così come abbiamo fatto qua, dovete fare una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nello stesso punto. Ci vediamo alla fine del giro. Una volta arrivati alla fine, come vi ho appena detto, fate una maglia bassa, una catenella e nello stesso punto un'altra maglia bassa. Qui lavoriamo le maglie come si presentano. Adesso nascondiamo questa codina, quindi una maglia bassa, una catenella e nello stesso punto un'altra maglia bassa. Di nuovo, una maglia bassa dentro questa maglia che è messa quasi di traverso e una maglia bassa dentro la maglia bassa sottostante. In questo modo stiamo facendo esattamente una maglia sopra la riga delle maglie basse che abbiamo creato per, insomma, per fare il nostro giro borsa. Ok, continuiamo così fino a che non raggiungiamo questa parte. Qui dobbiamo fare in questo punto qua una maglia bassa, una catenella e chiudiamo tagliando il filo in quest'ultima maglia bassa, perché qui il giro è già stato fatto. Dopodiché cominciamo a mettere la rete su i pannelli frontale e retro e andiamo ad imbastire
le tre parti in maniera tale da assemblare bene la borsa e creare così il nostro fondo che renderà rigida la parte di sotto, perché qui andremo ad agganciare un pezzo di rete, nel mio caso il canvas. Una volta completato il nostro giro borsa, lo mettiamo da parte. Io nel frattempo ho tagliato due pezzi di rete della stessa misura del nostro pannello e adesso li vado ad unire. Quindi riprendo uno dei due pannelli. Faccio un cappietto iniziale, potete iniziare da qualsiasi lato, non è indispensabile iniziare obbligatoriamente da una parte. Allora inseriamo l'uncinetto nell'ultima maglia e all'interno del primo quadratino. Prendiamo il cappietto, facciamo 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia bassa e continuiamo ad unire la rete al corpo borsa con delle semplici maglie basse, entrando e uscendo sia dal pannello che dalla rete, in questo modo, in maniera molto semplice. Nell'angolo fate sempre una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa, cosa che faremo anche a fine giro. Una volta che ci ritroviamo qua, qui praticamente ne abbiamo fatto solo una di maglia bassa, sostituita appunto dalle 2 catenelle, facciamo un'altra maglia bassa e una catenella per unire il lavoro. Raggiungo l'angolo e vi faccio vedere come fare. Arrivati all'angolo, puntiamo l'uncinetto nell'ultima maglia, prendiamo il filo, facciamo una maglia bassa, catenella, rientriamo nello stesso punto e facciamo un'altra maglia bassa. Praticamente abbiamo creato una sorta di angolo. Adesso, su questa riga qui abbiamo fatto già la maglia bassa, quindi entriamo nella famosa maglia che sembra rovesciata, entriamo dentro. Prendiamo anche la rete sottostante e continuiamo ad unire il corpo borsa alla rete con delle semplici maglie basse, così per tutto il giro. Ci vediamo alla fine del lavoro. Arrivati alla fine del giro, tagliamo il filo, facciamo una maglia bassa nello stesso punto dove abbiamo iniziato, una catenella aggiuntiva. Passiamo sotto la prima maglia bassa, dentro l'ultima, e praticamente abbiamo ricreato una catenella. Andiamo a bloccare il filo. Preferisco fare un nodo così attaccato alla rete e poi un altro nella parte del cappietto iniziale a inizio giro, la codina praticamente del cappietto iniziale. Ok, questo lo posso tagliare. Adesso, prima di iniziare il secondo pannello, quindi unire la rete al secondo pannello, una gota lana, se avete una gota tirafettuccia è uguale. Taglio uno spezzone di fettuccia di circa 1 metro più o meno e andiamo a fare dei punti di unione sparsi qua e là, perché la fettuccia è molto grossa, a differenza del cordino non rimane totalmente appiattita e unita alla rete sottostante, anche se, come vedete, non c'è molto spazio tra la rete e il pannello, però
si crea una sorta di bolle, diciamo così. Io faccio così, inserisco, lago tiro a fettuccia o comunque lago da lana in un punto qualsiasi. Entro ed esco nel punto più vicino, sempre in linea orizzontale, mi raccomando, cioè non andate sparsi così, ma in linea orizzontale. In maniera tale che non si veda. Poi continuate così, vi spostate di qualche centimetro. Ecco, se l'ho fatto in questo punto è meglio, dove si creano queste righe verticali, che non è nient'altro la maglia bassa lavorata a rovescio, cioè l'altra parte. Facciamo così. Tirate un pochino, poi andate un po' più giù. Punti sparsi, appunto, senza nessuno schema, nessuna. Nessun sistema prestabilito, così come vi viene. L'importante è che la fettuccia, le parti più larghe della fettuccia, logicamente siano sotto, che non si vedono. Quando siete dalla parte del davanti, muovetevi di maglia in maglia, quindi nella maglia subito dopo, quindi da qui alla maglia subito dopo, così non si nota. Dove vedete che ci sono più avalli, ecco, fate così fino a che non finisce il filo e vedrete che il pannello rimarrà a livello della rete. Una volta finite tutte e due le parti, andiamo a imbastire i vari pezzi, perché sicuramente vorrete foderare la borsa, quindi in questo caso vi consiglio di imbastire solamente i pezzi per vedere l'esatto centro, quindi il fondo esatto della borsa, dove andremo a irrobustire il tutto con del materiale a parte. Come vi ho detto già durante l'esecuzione del video, potete utilizzare vari materiali per rendere più rigido e più stabile il fondo della vostra borsa. Potete usare del cartone rigido, di solito esistono in commercio dei fogli di cartone compresso. Solitamente viene usato per inviare delle bottiglie, quindi è un prodotto che viene utilizzato nelle scatole di cartone che servono appunto nelle spedizioni di materiali liquidi. Se non avete il cartone compresso, potete utilizzare tranquillamente il plexiglass che si compra in qualsiasi fai da te, nei centri commerciali, Hobby o insomma tutti i centri commerciali o comunque i fai da te nello specifico, e sono fogli da 30x40. Non è nient'altro che plastica semimorbida, cioè è una plastica che comunque flette. Si può tagliare tranquillamente con una forbice e una volta incollata serve al nostro scopo. Oppure, come farò io, il canvas lo devo solo appoggiare nel fondo della mia borsa e poi con ago da lana e fettuccia in colore vado a cucire così come abbiamo fatto con la rete, con dei punti sparsi qua e là. Ok, non vi faccio vedere l'esecuzione di questa parte, cioè l'unione del pannello al giroborsa, perché è molto semplice, l'ho fatto vedere tante volte. Dovete semplicemente entrare sotto una maglia bassa ed uscire sotto quella che sta di fronte, in questo modo a zig zag. Poi ripeto, se dovete foderare la borsa è meglio farlo prima. Io comunque unisco le parti in maniera totale perché la fettuccia è molto pesante. E imbastendola solamente può darsi che poi alla fine mi ritrovo con dei punti che non combaciano. Per me sarà semplice poi trovare la fettuccia, insomma, che ho utilizzato per unire le parti. Basta tagliare un pezzettino e si apriranno nuovamente. Quindi in un secondo momento metterò
o meglio farò mettere la fodera. Ok, continuate così. Anche sulla curva troverete le maglie che combaciano, perché come norma, in pratica, o meglio in teoria, le maglie che avete sul giro borsa dovrebbero essere uguali a quelle che vi ritrovate sui vari pezzi. Ci vediamo alla fine del lavoro. Una volta completata l'unione di una parte, quindi di un pannello, andiamo ad inserire il materiale per rendere più stabile, più rigida, o meglio, più rigido il nostro fondo. Quindi ho 2 cm in più e vado a tagliare la parte in eccesso. Quanto riguarda la lunghezza, siamo perfetti, devo solo tagliare la larghezza. Ok, una volta fatto questo lavoro, si appoggia solamente e sempre con l'ago da lana e la fettuccia in tinta vado ad unire, sempre con punti invisibili esternamente ed internamente, potete spaziare come volete, entrando e uscendo appunto dai quadratini, vado ad unire questo pezzo di canvas al mio fondo. Ci vediamo con la borsa completata. Ecco qua le due borse finite. Come potete vedere, una è leggermente più grande dell'altra, perciò vi dicevo, anche se fanno parte dello stesso tipo di materiale, della stessa imbobinatura, è probabile che tra una rocca, o meglio tra un disco e l'altro, perché di fettuccia di licra si tratta, c'è comunque qualche differenza. Come potete vedere, il fondo è bello compatto. Ho deciso di mettere dei manici in pelle, perché questi manici rossi che avevo li ho voluti sfruttare bene. Spero che questo video tutorial vi sia piaciuto. Io vi ringrazio tantissimo. Ho un'altra richiesta per una borsa in fettuccia che spero di esaudire il prima possibile. Vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!